Ci siamo, benvenuti a questa diretta dedicata a Bioshock, in particolare al DLC, DLC, se vogliamo essere un po' più internazionali, di Infinite. Ryuden dice, Infinite è un seguito dei primi o no? Sì, è un seguito ed ha un rapporto però molto particolare, diciamo, con l'immaginario dei precedenti. Adesso io non lo so se è il caso di fare spoiler su quelli che sono come posso dire, i rapporti fra l'ambientazione di Bioshock, quella di Bioshock Infinite e via dicendo. Sicuramente faremo entro il mese in corso, entro febbraio, una diretta dedicata al finale di Bioshock, la faremo io e Giuseppe, e proprio perché mi manca il DLC, che poi mi hanno detto essere così importante per sottolineare ulteriormente la circolarità della cosmogonia di Ken Levine, e con questa sono stato volutamente sibillino per evitare, insomma, di entrare nel dettaglio, ecco. E quindi mi mancava, e visto che dobbiamo fare questa diretta, ho deciso di giocarlo, e visto che, insomma, il periodo a livello di nuove uscite è un po' fermo, ho deciso di giocarlo con voi. Spero che questa cosa vi faccia piacere. Nel caso, fatemelo sapere a vario titolo qua su Twitch, ma se mi vedete in replica su YouTube, fatemi sapere. Quindi, direi che possiamo partire. Ecco, questa è la schermata di selezione degli add-on del gioco. Magari io facciamo così, guarda, mi faccio anche un po' più piccolino, così vi lascio spazio per vedere un po' meglio quello che succede su schermo, e direi che andiamo. Ricordiamo che il DLC si chiama Burial at Sea, funerale in mare, proprio uno dei funerali, come posso dire, proprio il termine con cui ci si riferisce ai funerali che vengono onorati sulle navi, se qualcuno dovesse purtroppo andare incontro alla morte durante la navigazione. Era stato distribuito in due episodi e io direi che adesso ci giochiamo il primo. Lo giochiamo a difficoltà normale, chiaro che Bioshock è molto più stimolante, insomma, con livelli di difficoltà superiori, però questa non è una discomfort zone, è una blind run in cui preferisco concentrarmi anche su aspetti legati alla narrazione, al racconto. E quindi direi che andiamo con normale. Le voci sono anche in italiano? Non lo so, Federica, lo scopriamo. Io sono proprio. No. Ecco, no, le voci sono in inglese, mi sembra. Qui siamo nel. Siamo chiusi. No, in italiano. Non mi sembri uno che rinuncia volentieri a un lavoro onesto. In italiano. Tutto in italiano, tutto doppiato. Ah, mi sembrava di Cosa aver vuoi? Perché sentito. non mi fai accendere intanto? Cavolo, cavolo. È già qui, ragazzi. Praticamente è una versione un po' da noir anni 50-60. Hai un nome, signorina? Vabbè, già io sono Elizabeth. innamorato. Questa scena si era vista anche nei trailer, quindi la conoscevo, però sai, giocarla in prima persona. Puoi chiamarmi Elizabeth. Posso fare per te? Bisogna trovare una ragazza. Magari l'hai vista. Questa ragazza è morta. La conosci? Ce ne sono decine come lei al molo o nei bassifondi di Apollo Square. Orfane. Chiusi gli ostelli di Fontaine, non hanno più una casa. Ma tu la Te conosci? l'ho detto, è morta. Scomparsa. Senti, non so dove vuoi arrivare. Scomparsa non significa morta. Dimmi il prezzo e pagherò il lavoro.
Ma lo faresti anche gratis, vero? Non ti seguo. Qualcosa mi dice che capirai. Oddio, già è abbastanza incredibile. Cioè, sostanzialmente, già questo è qui, ragazzi, inevitabilmente, essendo un contenuto aggiuntivo collocato dopo Infinite, ci saranno spoiler, ragazzi. Cioè, ci saranno spoiler. Io non posso parlare di questo gioco facendo finta di non aver giocato gli altri, qui ve lo dico. E quindi ci saranno spoiler su Bioshock Infinite, ma lo premetto anche sul primo episodio, cioè anche sul primo Bioshock, ok? Quindi ecco la Kistrike che dice: uno spoiler se devo giocare il primo capitolo. Sì, fermatevi in questo momento, perché quello che sto per dire adesso già sarà uno spoiler, ok? Lucky Strike, fermati, ti saluto, ti ringrazio molto per essere stato qua, però questa cosa qua sarà spoiler. Lo ribadisco un'altra volta, così vi lascio il tempo di interiorizzare questa cosa, mentre ringrazio Frauenars che si è abbonato per 19 mesi. Sul gioco mensile PS4 c'è anche questo, sì Giulio, c'è tutta la collection, quindi Bioshock 1, Bioshock 2, Bioshock Infinite e questi DLC. Io non lo possedevo, ho scaricato la versione per il Plus che è stata resa disponibile oggi e sto giocando adesso. Grazie a Sturmtruppen che si è iscritto, benvenuto. Allora, ci saranno spoiler anche sul primo capitolo, perché, e da qui in avanti comincia lo spoiler, non mi uccidete, spoiler, perché i due universi narrativi sono abbondantemente collegati. Già alla fine del capitolo di Infinite si capiva che c'era una connessione, anzi c'era proprio un ragionamento molto lucido in realtà su utopie e distopie, cioè c'era l'idea che ogni città nascesse fondata da un uomo con appunto una visione positiva della società che voleva incarnare in questa città, e che poi attraverso l'opera dell'uomo questa visione positiva venisse in qualche maniera impoverita, si trasformasse in una distopia, e ogni distopia fosse destinata a emettere un emissario che voleva fondare un'altra società positiva avendo imparato dagli sbagli di quella società. Però era un processo ciclico sostanzialmente, perché nessuna città poteva poi essere ideale, proprio perché le città ideali non si misurano con una variabile che è la più importante, che è l'uomo. E qui adesso però c'è una roba dirompente, ovvero Elizabeth siamo in una realtà parallela, ok? Rispetto a quella sia di Bioshock che di Bioshock Infinite, almeno mi sembra di percepire, o forse siamo in quella del primo Bioshock in cui Booker DeWitt e Elizabeth sono due però entità, due figure completamente diverse, perché stiamo controllando qua, adesso ancora non lo so, ripeto, stiamo controllando il protagonista di Bioshock Infinite, ma la missione è diversa e ci sono già dei riferimenti a Rapture, perché lui ha citato Frank Fontaine, che è uno dei personaggi del primo Bioshock, e quindi già mi sta fottendo il cervello. E qui adesso c'è Rapture. Allora il mio istinto aveva ragione. Dov'è Sally? Non ne ho idea. È bellissimo. Ma conosco, ragazzi, qualcuno che lo sa. Seguimi. Sono commosso da questa cosa. Perché tieni tanto a lei? Questi sono affari miei. La Rapture prima della caduta. Qualcosa mi dice che un uomo di talento potrebbe tornarmi utile. La Rapture dei tempi d'oro, che si era intravista solo attraverso gli occhi di una sorellina in Bioshock 2, capitolo purtroppo un po' apocrifo. Qua invece viene canonizzata, viene finalmente canonizzata. Che meraviglia. Cos'è successo a quelle belle sorelline? Che cosa sono? Hai vissuto in isolamento ad Arcadia. Sorelline, fabbriche di Adam. È grottesco.
rosso ci si ferma e col questa verde è l'operazione di indottrinamento. Bellissimo. Compromessi? È per questo che siamo a Rapture? I compromessi li faccio a Red Duke. In quale paese c'è un posto per uomini come me? È bellissima questa, anche questo effetto, tutta questa società un po' patinata. E ovviamente i Big Daddy che operano al di fuori della biosfera. Di conoscere bene una materia prima di prendere posizioni al riguardo. Nella biosfera di Rapture provocano solo reazioni impulsive che fanno anche operazioni di manutenzione, poi insomma nella nella utopia malata che mette in scena il primo capitolo avranno anche una funzione. Non è benevolo. Ah, non ho ascoltato questo dialogo, mi è dispiaciuto, però dice, ecco, la natura umana non è benevola e in effetti un po' diciamo che anche questi discorsi ricordano un attimo quelli che dice, le cose che dicevo prima, l'elemento, l'idea che dicevo prima, ovvero che la natura umana alla fine sia destinata a pervertire qualsiasi assetto societario un po' idealizzato. Una fonte diretta. C'è un nuovo dall'interno. Buffo. Cosa? Non sai nulla delle sorelline. Ciao Rob, benvenuto. Da quanto tempo sei a Rapture? Diciamo che non esco molto. Però eh sì, Blind Run, non ho mai giocato quando di DLC. Quando raccontare la storia della mia vita, DeWitt, scriverò le mie memorie. Se ho imparato qualcosa su Rapture, è che in questo posto la gente sa farsi gli affaracci propri. Dove stiamo andando? L'uomo che dobbiamo vedere al Garden of the Muses. Come fai a sapere? Le mie fonti sono riservate, DeWitt. Se hai informazioni migliori su dove potrebbe trovarsi la ragazza, ti consiglio di usarle. Non ho mai giocato al DLC. No, ovviamente, Bioshock 2 sì, ho giocato abbondantemente. Quando hai visto Sally l'ultima volta? Cosa? Te l'hanno portata via, vero? Come fai a saperlo? È stata rapita. Ah, è qui. Giù a Surprise. Eri concentrato a giocare. Lei è sparita. E? Ho un amico poliziotto, Sullivan. Dice che l'hanno trovata nelle acque del molo. Hai visto il corpo? Senti. Hai visto il corpo? Qui i bambini hanno un valore. L'infanzia no. C'è un profitto e ci sono uomini che se lo spartiscono. Ti porto da uno di loro. E qui si cominciano a scoprire gli altarini, ovvero anche... Tutto a posto, DeWitt. Sto bene. No, vabbè, incredibile. Vedo cose strane. Abbastanza incredibile, ovvero che qui si scopre che anche in questo universo, che è ovviamente l'universo di Rapture, Rapture prima della caduta, Booker e DeWitt hanno rapito la figlia, lui l'aveva data per morta, questa donna misteriosa, Elizabeth, lui dice che in realtà c'è uno spaccio, un traffico di bambini e che quindi, non avendo visto il corpo, potrebbe essere ancora viva. Già abbiamo avuto un indizio su quali fossero le sorti toccate agli infanti in questo universo narrativo. Pasquale, sto giocando i DLC. No, no, Robe, è proprio Blind Run. E si è visto qualche flash con il fonte battesimale, che se voi avete invece giocato, come se siete qui, immagino l'abbiate fatto, Bioshock Infinite rappresenta uno degli elementi importanti, soprattutto, diciamo, della parte finale. Qualcosa da bere, sì. No, grazie. Cazzo! I plasmidi! Bellissimo! Qui fa vedere come i plasmidi erano utilizzati nel momento, nell'epoca d'oro di Rapture. Quindi il teletrasporto serve al cameriere per servire i tavoli, il ghiaccio, con il ghiaccio ha ghiacciato il drink di questa persona. Bellissimo. Dov'è andato?
Facci okay. Piano. E adesso se ne sta. Vai Elisa. Che dicevo sempre. Mio zio. Hai qualcuno che ascolta. The Wit. La mia fonte si trova in quel club. Cosa c'entra con la scomparsa con Sabine? Qui torniamo al Coen Club. Festa privata. Accesso vietato senza invito. Questo lo vedremo. Vediamo, vediamo se mi fa entrare. Quale azienda rappresentate, signore? Eh? Azienda? Sì, quale azienda? Investigazioni DeWitt. Il signor Coen non frequenta detective privati. Le maschere d'invito sono solo per artisti e creativi. Certo. Sono dell'Artistragol, ci aspettano. Serve una maschera. Pallone gonfiato. Le maschere d'invito di cui parlava. Devono averle date agli artisti locali. Ora dovremmo convincere qualcuno a prestarcene una. Rapture ruota intorno agli affari. Beh, sul finale di Infinite io ci ho fatto anche la tesi. Adesso non ditemi che devo iniziare a riscriverla dopo aver giocato a questo. Allora, tre negozi della zona potrebbero aver ricevuto un invito per il club di Coen. Puoi scegliere l'obiettivo nell'attuale schermata obiettivo. Esamina il Golden Rule. Golden Rule? Golden Rule. Golden Rule è qua. Per un uomo. Vero. Sempre una persona. Non per un uomo. E qua? C'è un debito da saldare. Ho conosciuto degli strozzini, non mi senti uno strozzino. Non quel genere di vita. Con tutti i zii di fare chi è che non vuole. Pedro, adesso non ti so dire, non ho giocato, quindi devo capire esattamente che cosa succede. Gli inviti e gli spettacoli di Coen sono merce rara. Sarà difficile trovarne. Riesci a distrarre il padrone del negozio mentre do un'occhiata in giro. Tu pensa alla maschera. Alle distrazioni ci penso io. Ok, lui. Sì, alle distrazioni ci penso io. Dai, distraelo però. No, non si può. Mi scusi, la signora vuole farle delle domande. Certamente. Mi interessa questo pezzo. Ah, eccellente, lei ha buon occhio. È un anello d'oro a 18 carati con zaffiro e diamante naturali e il sigillo di Parigi 1887. Vediamo c'è qua centrale. Dietro. Scusi, Cohen signore, invia le maschere dentro una scatola. Un anello rubato. L'ha sottratto da una bara a Twilight Series. Pensava che non lo riconoscessimo. Posso garantire? Le garanzie. Accidenti. Di un profanatore di deve essere altrove. Intanto prendo tutti i soldi. Questa spiacevole faccenda resterà tra noi due. Lei entra nel mio negozio per dire queste idiozie? Ma chi crede di essere? Se ne vada subito. Va bene, via. Oh, però piano, ecco, vai. Sarà meglio sparire prima che si riprenda. Va bene, allora il secondo negozio. Abbiamo un altro negozio. Il secondo negozio. Qual è il prossimo? L'Artist Struggle di sopra oppure Rapture Records qui di fronte? Scusa, il teatro devi saperlo. Mi prendo un po' di tempo, ragazzi. Il Big Daddy, una produzione di Rapture Film del 1990. Non ho visto The Big Daddy may look imposing, but he's ma è un gigante buono, certo, sì. Do you know all he does for Rapture? These metal jets are the hands that maintain Rapture, digging the foundation out of the seabed and guiding structural supports into place. Where do these metal mysteries come from? Cree, guarda, io non l'ho giocato al tempo proprio perché l'avevano spezzato in due e ho detto, vabbè. Dai, me lo gioco quando esce anche la seconda parte. Ahimè, non l'ho mai. Qualunque cosa ti abbia fatto il barbiere, spero che abbia un buon avvocato. Qua ci sarebbe una combinazione. Poi signorina, non ho mai proseguito, purtroppo. Ti dà fastidio? Dimmi, me lo sistemo io.
Senti, ti do una lecca in faccia, per favore, dai. Allora, arte strana. Vai. Visto la sventola con cui sono entrata, la tratta come una prima donna, farò in modo di ricompensarla. Certo, sarà un piacere. Vai, trattala come una prima donna. Interessante, vero? Un Sandor Cohen originale. Sandor Cohen originale. L'hai intitolato Miasma. Mi spiace, ma mi intendo poco di arte. Che emozioni le trasmette? No, ho bevuto. Potrebbe essere fatto qualcosa di No, dall'altra parte. Beh, resta solo un posto. Entro e ne esco un po' ubriaco. Di riflessione e mi gira la testa. Anche a me mi gira la testa. Potrei tornare domani per riprendere la lezione? Sarò qui. Ciao Claudio! A domani. Ciao Claudio, non vedo l'ora di diventare ufficialmente infogliato per varie lezioni, lo sto scoprendo adesso. Non so neanche quanto dura, ragazzi. Niente. No. Quanto dura? Cioè, facciamo a farlo tutto? Magari due dirette? Allora, manca ancora un posto, il Rapture Records. Che non è qua. Ah, il marchese Pop. Ah, questo è un. Ah, Witt, sei tornato. E anche presto. Il Rapture Records. Dura come minimo due ore andando veloci. No, non voglio andare veloce. Semmai facciamo in due live. Facciamo la prima parte e poi la seconda parte. Sì, Francesca, sono in blind, non ho mai fatto il DLC. Mi sembrava opportuno rimediare, insomma, visto che Sony me l'ha anche proposto gratis con il Plus. Salve. Vai. Senta, vuoi aiutare la signorina? Sì, certo. Chiaramente le soluzioni, diciamo, proprio di struttura narrativa sono un po' antiche oggi. Certo. Nella reinterpretazione, cioè, dico proprio quello che. Eccola. Dico proprio il fatto che tre negozi da trovare, ciascuno con il mela, ciascuno con il dialogo da attivare. Però è anche un modo, insomma, per rifarti esplorare un po' una città che con questa cioè in questa situazione non l'hai mai vissuta, se non, ripeto, come dicevo, attraverso gli occhi della piccola sorellina. Ciao Paciugo, grazie mille per l'iscrizione, benvenuto. Ciao Darkamex. Sì, Cree, ricordami dove finisce la prima parte del DLC, così ce lo facciamo in due live. Ok, abbiamo... Baby, abbiamo la maschera. Bene. Hai trovato la maschera? La maschera che è un po' Donnie Darko. Allora, era da questa parte, se mi ricordo bene. Sei lavorati bene, negozianti. Truffatrice è veramente un talento molto. Per quello devi ringraziare mio padre. Sì. Lui era un uomo che amava calarsi in diversi ruoli. How long to beat? Dice 2-3 ore per la prima, 3-3 e mezzo per la seconda. Insomma, bella lunga. No, non ho visto il trailer, Giuseppe, perché ero in diretta. Trailer di Fallout 76, però ho letto una mail che diceva che appunto ci sarà un update gratuito. Ottimo. Il signor Cohen vi attende per la sua esibizione. Chi è poi questo Cohen?
grosso nome della mala? Peggio. È un artista. Un artista che rapisce bambine. La musa di Cohen è più insolita. Conosco il tipo. Se si mette in testa un'idea, molto fine della storia. Se ne infischia. Surreale come impatto visivo, cioè come situazione. Tutte queste maschere, un po' ai Swedish Shot. Diventate un tramite, apritevi alla musica, allo spirito. Pazzo furioso. No, perché una simile caduta di stile? Imbarazzarti con la mia musa? Non si deride la mia musa. Fitzpatrick, la leva. Senta, per l'amor di Dio! Ah! Non si deride così la mia musa! No, vabbè. Era già folle. Portatemi via da qui. Non voglio errori sulla mia tela. Cioè, anche quando... Anche quando Rapture ancora non era caduta, lui era già impazzito completamente. Per gli artisti. Bellissima questa scena. Sadico folle. Felix, hai ragione. Quanto mi manchi Ken Levine. Speriamo che torni con qualcosa di... Chi sei? Mi chiamo DeWitt. DeWitt? Oh, davvero? Questo soggetto è davvero molto carino. Non trovate che sia molto carino, signore? Ho alcune domande da fare. Domande? Sì! Il destino dell'uomo è quello di chiedere, mentre la missione dell'artista è quella di rispondere. Però questo tu hai visto questa ragazza? Non è vero. Lo salverei. Noi artisti vediamo ben oltre. E tu sei più di quello che sembra, mio piccolo canarino. Non è forse vero? Fai molta attenzione, DeWitt. Anche la selezione delle parole, mio piccolo canarino. Ma io so cioè, che siamo la al Rapture, ma è importante per te. C'è tanti in qualche maniera sono una volati via via via. Sotto traccia c'è cioè una serie di riferimenti. Io so a Columbia. Dove la ragazza si trova. Quindi ti manderò immediatamente da lei. In cambio io ti chiedo solamente un ballo. Cosa? Vedo qualcosa di speciale in voi. La vera arte spoglia l'artificio. Mostratemi chi siete. E io vi mostrerò dove dovete andare. Senti, Cohen, figlio di puttana. DeWitt. Cosa? Balla con me. Anche il mignolino. Venite, coraggio, vabbè, ragazzi, ballate. Quanti ricordi. Tremo al solo pensiero del prezzo più alto che potrebbe esigere. Possono essere più lontani di nascita e sangue. Cosa pensi che facciano alle bambine i clienti di Cohen? Fanno... A volte. Ma quei tizi non sono a livello di gente come Ryan e Su Chong. È solo un bene. Hai visto quelle sorelline? Sei convinta? Ma se Su Chong avesse Sally, lo saprei. Perché? L'ho legata a una sedia e gliel'ho chiesto. Sì? Per 15 ore. Per 15 ore, ok. Non so cosa pensare di te, DeWitt. Senti, non vogliamo continuare. Fitzpatrick! Che vedo la sofferenza in voi. Ora
diventerà una farfalla. Va bene, vediamo dove ci porta. Non è andata benissimo. Beh, certo, avevamo visto che la piattaforma era elettrificata, quindi insomma potevamo immaginare. E adesso probabilmente ci riserverà un trattamento DeWitt non piacevolissimo. Come ti senti? Sto bene. Stavi sognando, ripetevi il nome di tua figlia, Sally. Non è mia figlia. Pensavo... Tormento e bellezza, come padre e figlia per un artista. Cohen? Ti mando dalla tua bambina. Non ringraziarmi. Ci sta spedendo... Ci sta spedendo lontano dal Civic Center, diciamo così, dal centro della città in cui eravamo. Ci sta spedendo negli abissi, nelle profondità, probabilmente in qualche centro di riconversione, ecco. Guarda. È di Fontaine. Ryan ha affondato tutto quanto. Ma ora è una prigione. Perché Cohen ha mandato Sally qui? Non lo so. Tutti vogliono qualcosa. Io fornisco un servizio a chi può permetterselo. Troverai la tua piccolina nel reparto casalinghi. Quindi sostanzialmente già gli scontri fra Frank Fontaine parecchie. Fontaine aveva creato una specie di esercito. Si erano verificati. Ora sono tutti lì, ricombinati e scatenati. Ci siamo, è compiuto l'attracco. È l'inizio della fine, sostanzialmente. Solo un uomo senza cuore può trattare così degli esseri umani. Cosa? Funerale in mare. Hai letto il tuo contratto con la Ryan Industries? Per l'eternità. Siamo tutti sepolti in mare. Bellissimo, quindi Barelet Sea significa... si riferisce a... la salma che affonda. In realtà questa salma... Tieni gli occhi aperti. La salma è in realtà il grande edificio, il grande quartiere di Frank Fontaine. Ci sono rifornimenti da questa parte, DeWitt. Booker. Come? Chiamami Booker. Se per te è lo stesso, preferisco chiamarti DeWitt. Bellissimo questi flash. Scusate ragazzi, io dico, mi trovo a dire bellissimo, cioè non è niente di speciale a livello proprio di messa in scena per il momento, questo flash che ti compare, è un'immagine statica, però per me conta molto di più le sensazioni che riporta alla mente. E i rapporti che genera fra appunto i due universi narrativi che ci troviamo, uno ad esplorare, perché ci troviamo ad esplorare l'universo narrativo del primo Bioshock, e uno a ricordare, perché è l'universo narrativo del secondo Bioshock. Sappiamo, abbiamo già detto che sono fortemente connessi l'uno con l'altro, ma la natura di queste connessioni già si comincia a intuire che verrà esplorata approfonditamente in questo Ok. Questa è... Guarda lassù. Diamo un'altra occhiata in giro. Forse troviamo un modo per salire e andare avanti. No, vabbè, quello è già un gancio di quelli in cui servirà l'uncino che in Infinite si usava sulle Skyrail. Eccolo. È lui. Giustamente, essendo uno Sky, un DLC, Sky. Me ne sono scordato, ma è un DLC. I bambini di lo usano per seguire le rotaie pneumatiche. Gancio aereo.
Però non c'è mai stato variabili. Rapture. Cosa? Non importa. Ah, il gancio è bloccato. The Wit, arriva qualcuno! Ah, e ci sono i ricombinanti, pazzi curiosi, che sono stati... Meno male, ho sbloccato il gancio. Sì, la gente si impazza. Oh. No. Lavorare duro, sempre! I ricombinanti, ovvero, insomma... The Wit, guarda. Casalinghi, Cohen ha detto che Sally è lì dentro. Le tre torri erano collegate da una rete di binari. Non è rimasto. Dobbiamo sono trovarla. Tre torri, ok. Funziona collegate ancora. Una all'altra e c'è una rete di binari. Perfetto. È molto utile in questi casi. Eccole, eccola. Department store. Ecco, questo era la mappa, la planimetria del complesso di Frank Fontaine. Ok. I ricombinanti, dicevo, essere completamente impazziti per il consumo di... Per il consumo di Adam. Con il codice genetico ormai veramente andato a farsi benedire. Quando sei arrivato a Rapture? È stato... Cavoli. È stato... Forse 58. Nel 51, no. Nel 48. C'è una bella differenza. Il tempo. La mia vecchia vita. Sono sfocati. Nel 49, sì. 49. Oh, merda. Che brutta cera, The Wit. Fa attenzione ai ricombinanti. Possono ridurci molto peggio di così. Uccellini, mangiate. Questo è un ricombinante. Tutti gli uccelli amano i semi, ma cosa diavolo vi prende? Pensate che siano avvelenati? Sì, è una pazza furiosa, sì. Ah, cos'è stato? Cezza, dovresti vergognarti! Avrei dovuto... Cerco ancora! Ah, triangolo del corpo a corpo, ok. Perfetto. C'ero anche arrivato, zitto e poi... Guarda, ecco l'accesso. Ho provato a premere questo, prima ma... Prima il ricombinante ha creato un ponte di ghiaccio. È un titolo che... Sarà molto felice di congelare anche noi. Sono è un titolo che arriva che da un tempo... Qui ancora i tasti frontali si usavano abbondantemente, quindi l'attacco di base si fa con il triangolo. Scusate, io sono andato automaticamente con il click della leva analogica, che invece serve per attivare, in questo caso, l'Iron Sight, così come si dice, una mira di precisione. Sì, Elizabeth, guarda, però aspetta un attimo, perché io sono uno di quelli ossessionati dal raccogliere tutte le robine. Che cosa guardiamo? Cosa devo guardare? Rapture. Un palaghiaccio. Il posto ideale dove trovare il nostro amico. È al piano superiore. Allora saliamo. Qua poi ci servirà la smide che ci permetterà appunto di passare. Qua però che cosa c'è? Il medico e... No. Aumenta la durata del congelamento, non ne ho... Attrazione da cavalli. Costano un botto. Ah, quella è la possessione. Ok, non me lo ricordavo proprio. Che, la che si cambia così. Non ci serve. Non ci serviva neanche fumare le sigarette, ma insomma, l'abbiamo fatto. Sto andando alla parte opposta, però voglio capire. Ancora... Il centro è sceso ben oltre i livelli di sicurezza. La forte pressione fa scoppiare i tubi. Vediamo i soldi, ok.
va bene, no, c'è da andare a prendere, a recuperare questo plasmide. E noi ci andiamo, e noi ci andiamo. Vai. Accidenti, è chiusa a chiave. Ci penso io. Vai, vai, Elisabeth. Che serratura antiquata. Mi basta usare un grimaldello. Fatto. Dove l'hai imparato? Sono una ragazza dalle mille risorse. Non avevo dubbi. Il nostro amico ghiacciato lascia chiare tracce. Qua? C'è roba? Sì, c'è un soldino. Ragazzi, perdonatemi, ma i soldini sono... Io esplorerò molto... Guarda, abbiamo compagnia. Recentemente mi sono preso un anno sabbatico. Svegliati, tesoro! Mi preoccupi quando hai sonno così profondo. Bella là! Allora, l'anello ci dà i soldi. Lo stile artistico è sempre meraviglioso. Continua senza di me. Non ti voglio qui. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Che c'è da questa parte qua, questa si può disattivare, non mi ricordo. Elisabeth, però togli questo favore. Il mantello. L'equipaggiamento è composto da abiti speciali che ti danno abilità uniche. Ah, quattro pezzi alla volta, uno per tipo. Gestisci il tuo equipaggiamento. Pantaloni, sanguisuga schifosa. Usando il plasmide per uccidere un nemico. Un plasmide per uccidere un nemico si ottiene un po' più di IV. Mostra confronto. Pantaloni. Pantaloni semplici. Usa equipaggiamento subito. C'era questa cosa nel gioco? Non mi sembra. Vabbè, la rappresentazione della follia in cui sono intrappolati gli abitanti. Gli abitanti, i tossici che ormai vogliono solo consumare. Chiusa. Elisabeth. Vai. Vogliono consumare Eve e Adam. Ecco qua. È sempre veramente incredibile. Abbiamo una mitragliatrice, una mitraglietta Thompson con appena 18 proiettili. Ok. No, perché? Perché bevo così a caso? Là, guai in vista. Come dici? Non mi freghi!
fatto niente. È esploso tutto, vabbè. Mangiamo la banana che sta bene. Bevi l'infusione. Ah, ti scudo Dave. Lo so, epic fail, è andata così. Grazie Nicola per l'iscrizione. Mi sento già meglio. È la prima. Strano. Questa non la beviamo perché sennò mi ubriaco. Sander Cohen, vediamo che c'è. Un tempo era emozionante ascoltare i discorsi di Ryan. Con tutto quel tripudio di parassiti e esaltazione dell'uomo. Alla lunga potevano venire a noi, è vero. Ma il vecchio falco sapeva come incantare la folla. Allora, bevi, no? Esamina il cadavere, invece sì. Che cosa c'hai? Un lingotto? L'alcol ripristina serve. Prendi il lingotto d'oro piccolo, che ovviamente ci varrà un po' di soldi. Ah, Roberto dice scudo di tutta la vita. Va bene, dopo, alla prossima che trovo. Prendo lo scudo. Prendo lo scudo. Ovviamente io credo che questa sia completamente secondaria a quest'area. Perché era dietro il grimaldello. Ah, camicia, trappola per top è migliore. Le trappole per plasmidi sono più potenti e costano meno IV. Uso equipaggiamento, tanto credo che l'equipaggiamento che avevamo fosse gilet semplice. Quindi abbiamo anche un altro cappello semplice e uno stivale semplice. E penso che questo fosse solo per l'equipaggiamento, cioè solo per raccogliere quel pezzo di equip. Vediamo se qua dietro c'è qualcosa, ma non credo, quindi è una delle classiche aree secondarie. Ok, dove comunque si trova. Ah, prendiamoci questi soldi. Dove si trovano un po' di soldi e... Ah, l'infusione, giustamente. L'infusione era assolutamente interessante. Però io sento che c'è qualcuno che parla. Sento che c'è qualcuno che parla. E dov'è? Adesso. Diventerà più forte, più evoluto, superumano. Erano loro e ce ne siamo sbarazzati in maniera. Aspetta. Qual è la più grande punizione inflitta al genere umano? La schiavitù, l'olocausto, la dittatura. Provo ad andare lassù. Una leggenda, capito? Una leggenda! Tra i tre capitoli di Bioshock, quale hai preferito? Sei il migliore, mai dimenticare chi sei. Non è facile dare una risposta a questa domanda. Ah, un grimaldello ci fa sempre comodo. Ryan, bastardo, mi hai lasciato qui a marcire. Non è facile, certo, dare una risposta a questa domanda. Ho firmato il contratto per trasformare il centro di Fontaine in una prigione. 10 giorni, ritmo indiavolato, tutto fatto alla meglio, subito prima di portare i prigionieri. Tutti pazzi. È una delle tue merdose torrette. Non è facile rispondere, dicevo, perché Bioshock, quando l'ho giocato, il primo ha avuto un impatto. Non mi hai pagato. Pazienza, ma almeno tirami fuori di qui. Molto più dirompente di Bioshock Infinite a livello ludico. Faccio vedere io. Ce ne ho le palle. Tuttavia, nel senso, secondo me Bioshock Infinite non ha neanche senso.
Non ha neanche senso analizzarlo a livello narrativo senza considerare il rapporto che ha appunto con gli altri elementi della serie, cioè in particolare con il primo Baruch. Forse, diciamo, a livello proprio di racconto, il 2, proprio in luce di questi rapporti, è molto più impattante. E quindi, ripeto, per la freschezza dell'impianto ludico che aveva all'epoca, insomma, e anche per la novità, cioè per, non per la novità, per la qualità con cui rileggeva il canone dell'immersive sim, il primo secondo me ebbe un valore ludico maggiore, e il secondo però narrativamente parlando è, io lo trovo molto più, guarda lassù, incredibile. Sparano fra di loro. Qui c'è una torretta. Qui c'è intanto un cappello. Le armi infliggono più danni quando il giocatore usa il mirino e dopo ogni uccisione successiva. Ok, usa perché ancora non abbiamo niente. Però usa il mirino per lo scambio. Munizione cannone portatile. Se lo prendiamo, cappelliera, erano munizioni. Cioè, capisco chi dice che Bioshock Infinite era arrivato in un momento storico in cui quel tipo di impostazione, quel tipo di progressione, proprio quel tipo di struttura narrativa, proprio a livello di come venivano messe in scena le situazioni e come il racconto procedeva, quali erano le soluzioni attraverso cui il racconto procedeva, era un po', non voglio dire fuori tempo massimo, perché non era fuori tempo massimo, però arrivava quando già quel canone narrativo era stato messo in discussione. Però poi i contenuti del racconto erano incredibili. The Wit, ricombinanti. Sei venuto a Rapture perché... Chi è? Chi è? Ah! Questa me la potevo risparmiare. Quest'ultima raffica. Però abbiamo ritrovato 15 munizioni per la pistola, per la mitragliatrice Thompson, non è andata malissimo. Questo che avevamo ucciso non aveva lasciato niente. Esatto, esiste anche Bioshock 2. Grazie Just a Ride, grazie mille, che sei abbonato per 15 mesi. Sì, no ragazzi, Bioshock 2 io lo lascio proprio come un titolo apocrifo, non lo considero nemmeno plausibile che possa avere un... voce in capitolo quando si tratta di decidere qual è il migliore dei Bioshock, assolutamente, nel senso è proprio molto limitato quello secondo me, proprio anche a livello di concept, ma sto quasi morendo, cazzo devo mangiare, a livello di concept, di tematiche, di racconto. Thank you.
Fura dice: per me no, siamo, io sono molto curioso di sentire la tua, che cosa ne pensi, se vuoi parlare un po' più diffusamente. Io il 2 l'ho trovato proprio, a parte qualche momento di estrema lucidità proprio dell'impianto narrativo, a parte qualche situazione. No, perché sto cappello, gli attacchi corpo a corpo hanno raggio d'azione triplo e infliggono danni doppi, ma consumano il 20% tutto scudo. No, prendiamolo, teniamolo fermo. A parte, dicevo, qualche momento molto bello, e fra l'altro quello in cui si rivive la Rapture dei tempi d'oro attraverso gli occhi della sorellina, è uno di questi. Non l'ho trovato così ispirato. Della mia opera d'esordio, l'Herald ha scritto: al teatro Schubert è apparsa una balena morta, il cui odore diventa ogni giorno più nauseante. Il Tribune ha definito la mia prima sinfonia un miagolio capace di annichilire l'intera eredità di Mozart. E ora i critici stroncano anche il mio impegno umanitario. Se non avessi trovato io una casa per gli orfani, chi altro l'avrebbe fatto? Un grande artista del passato ha detto: tutti i critici dovrebbero essere assassinati. Potrebbe anche essere sì, una forse buona idea. Cosa è successo a quella gente? È fuori di senno. La prima ricombinazione della dice: Bioshock 2 è un sistema di hacking migliore, ha migliorato il sistema di shooting. Pensa ai ricombinanti di ghiaccio. Sì. A quelli elettrici che fulminano a vista. Sembri un tipo tollerante. Ma appunto, non sono secondo i primi me, queste che sue doti ludiche. Ma quando li vedi tremare come non, pazzi, poi tu dici, ha aggiunto tessuata. Tante cose al primo. Io per esempio la mitologia del primo l'ho trovata già autosufficiente, anzi alcune delle cose che ha aggiunto Bioshock 2 le ho trovate un po' spurie. Credo che la ricerca tematica artistica operata da Levine nel primo capitolo non avesse bisogno di essere ulteriormente espansa, se non in una maniera molto molto originale, come poi è stato fatto da Infinite. Questa almeno è la mia, io la penso così. Però sono d'accordo quando dici che invece magari, insomma, a livello proprio di meccaniche di gioco ci sono state delle dei miglioramenti, insomma una struttura ludica più raffinata, in effetti gliela posso riconoscere. Cioè, secondo me si vede proprio la differenza di idee e concetti, cioè è in cortocircuito. Forse si può aprire usando una trappola elettrica. Conosci le trappole elettriche? Più di quanto immagini. Cerchiamo in giro, magari troviamo zone non razziate. Dicevo, la differenza proprio di caratura al racconto, alla costruzione dell'ambientazione, io gliela riconosco. Poi l'autorialità di Levine e anche la sua capacità di raccontare un modello, raccontarne la crisi, è interessante. No, 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 non considerarlo, secondo me, quando voglio dire, non volevo dire non considerarlo come non considerare che esista, volevo dire non lo considero quando devo scegliere quale eleggere all'interno della saga di Bioshock come episodio migliore, perché secondo me, ripeto, gli altri due hanno entrambi delle priorità, due priorità diverse. Da una parte c'è un titolo che ha inventato un mondo, dall'altra c'è un titolo che a questo mondo ha
gli ha dato uno sbocco narrativo veramente inaspettato. Sì, quei vecchi numeri sono ancora interessanti, ma sto preparando qualcosa di nuovo. Ma questi io li posso uccidere in un colpo? Sì. La mente che non fa niente, sbraita! Ci hai fatto cacare in mano, Elizabeth, che cazzo. Costrizione. Promemoria di Rapture. Il fondale degli oceani è la nostra casa. Ma può essere un posto per ogni palla può essere. È andata bene, no? Anche la gioielleria sarà opzionale. Beh, Grimaldelli? Tre? Mi sono incartato con la mia. Tre sono tanti però, che cazzo. Che c'è là dietro? No, ho bisogno di entrarci. Felix chiede: Fossa, dove ti aspetti che sarà ambientato il prossimo Bioshock? Dopo la città nel mare e nel cielo, cosa potrebbero inventarsi? Non lo so e ho paura proprio perché Levine non c'è. Noi da qua siamo venuti. No. Meno male ce l'abbiamo fatta. Qua ci sarà un Sì, allora ormai è il Grimaldello. Ci sarà un Grimaldello. Eccolo. Adesso mi permette di andare a esplorare anche. Però lì c'è della roba. Lì c'è della roba. Come si entra lì? Come ci si entra? Sono molto curioso. Con una combinazione. Che... Quale sarà? Sì, i ganci, ho capito, ma non ci sono adesso. Quale sarà questa combinazione? I was here, don't forget. Ci sono degli indizi? Degli indizi... scritti da qualche parte? Qui siamo... questo è l'ingresso. Non sembrano esserci indizi. Allora, proviamo. Lucas Festa, assolutamente sì, te la consiglio la saga di Bioshock. Oggi c'è da fare, ammetto, un po' di... cioè da accettare delle meccaniche di gioco che in certi momenti sembrano, appaiono un po'... attenzione. Appaiono un po' vetuste. Però poi insomma sarai ricompensato con un racconto che secondo me è molto affascinante. Ah, qui c'è un altro Grimaldello. Questa volta l'ho detto benissimo. Guarda là. E
E adesso con tre grimaldelli possiamo assolutamente andare ad aprire questa zona. Eccola. È chiusa. Un gioco da ragazzi. Mi sono perso il tuo discorso su Bioshock preferito. Sì, te lo sei perso. Tutto fatto. Però lo puoi recuperare in replica. Prendi la collana e ci dà un sacco di soldi. Il diario. Continuo a gettare diari nei tubi pneumatici come messaggi in una fottuta bottiglia. Spero che almeno uno arrivi a destinazione e mi vengano a salvare. L'avete ricevuto? Mandate qualcuno. Sono chiuso nel reparto scarpe. Il codice è 0928. Ah, 0928. Lo sapevo che c'era il codice. Elizabeth, ok, grazie. 0928 abbiamo detto? 0928? Ah, lì c'era un'infusione che mi ero perso. Hai idea di cosa... Bastarda! Ecco cosa succede quando esplodo! Se lei appena finisce la possessione, non dovrei... Sì, appena finisce la possessione mi possedeva, cioè mi attaccava. Scudo tutta la vita. Sì, adesso ormai sarà questa la nostra, il nostro mantra. Scudo Uber Alles. Ovviamente io adesso non mi ricordo qual era. 0928? 0928? Le sorelle. Ehi, non hai capito che sono il collante che tiene insieme Rapture? Se si può aprire. Ma certo. Pensi di poterla aprire? Fammi vedere. Non serviva nessun grimaldello. Tutta tua. Abbiamo tutti bisogno di altro. E abbiamo tutti bisogno di... Ah, ci avevano chiusi dentro. The Wit, ricombinanti. No, sono da un'altra parte. Ti hai riferito? Cos'è stato? Ti faccio vedere io. Dalla luce del... Non ho trovato ancora niente. No, dove... Muori. Ecco, c'è l'emorragia. Ok. No, ero nella stessa area di prima e adesso nel reparto scarpe 098. Allora, pantalone, male veloce, riduce il 30% ricarica delle armi, mostra confronto usando un plasmide. No, prendi equipaggiamento, il 30% la ricarica, tanto non mi sembra. Oh, un altro grimaldello, mi fa molto comodo, $5, non si rifiutano. Essere stati letti col timbro respinto al mittente a francatura insufficiente.
mi sa che è lui. Mi sa che gli è andata proprio male. Gli è andata male. Ok. Adesso direi che abbiamo esplorato abbastanza a fondo questa zona. Molto personale. E dobbiamo andare a trovare finalmente questo plasmide freddo inverno. Non è che lei adesso si sveglia e... Ho parlato con Sander Cohen, sono sempre pronto a incidere un disco all'estilo uno show. Mi avrebbe chiamato. Questo è il classico esempio della vera marcia che rovina l'intero cesto. Mettiamo alla prova! Qui finisce male, ragazzi. Ma quanti sono? Ma perché così tanto? Non hai personalità. Muori. Dai, dammi la salute. Erano tanti. La scatola sono quelle che restano dai cadaveri dei nemici, va bene. Qui abbiamo 20 e qui abbiamo 5. Allora, adesso dobbiamo andare finalmente a trovare... Questa città è spietata. Ho fatto ripartire la registrazione. Tutti i miei diari con richiesta di aiuto sono tornati indietro senza essere stati letti. Col timbro respinto al mittente, affrancatura insufficiente. La vita ci serve. No, ma perché? Questa città è spietata. Devo salire al piano. Tutti i miei diari con richiesta di aiuto sono tornati indietro senza essere stati letti. Col timbro respinto al mittente, affrancatura insufficiente. Niente fuoco, mille raccolti. Tutto meglio! No! Munizioni, prendi! Prendi questo! Grazie! Mi sa che qui è la prima morte. Cercherò di rifornirti! È la prima morte. Alzati! Grazie. Vuoi ringraziarmi? Allora schiva i colpi. Se ci vedi... Ok, quindi la morte ci toglie un po' di soldi. Qualcosa di utile. Peccato, perché eravamo arrivati proprio adesso. Qua dove possiamo comprare i potenziamenti per i plasmidi. Aumenta la durata del congelamento, ancora non ce l'abbiamo. Aggiunge ai proiettili un'area. Attrazione di cavalli. Non abbiamo quasi niente. Quindi in realtà. Questa la prendo per dopo. Vogliamo fare la possessione che ci può aiutare? Ma sì, dai. Possessione. Adesso dobbiamo andare di qua. Ma prima sono curioso.
di provare di vedere cosa c'è da queste parti. Forse è chiusa. Faccio una prova. Ecco. Qui c'è Shock Jockey. Ah, quindi qua c'è il plasmide elettrico. Vedi? No, non li vedo. Dove sei? Tocca il pavimento. Una, due, tre, quattro volte. Prima uccidiamoli e poi esploriamo. Se li trovo. Eccolo. Una serata romantica. Sì, sì, guarda, romantica. Qualche boom! Bang, boom! Lei torna, valigia sulla porta. Senti, sono le 5. La cena dovrebbe essere già pronta. Mi ha detto di smettere di chiamare. Non hai sentito parlare del telefono? L'ultima strada. Non so, ma torno a casa sua. Che ci fa? Morto, morto! Ok. Ah, questo è il plasmide trappola elettrica. Richiama il menu plasmide, quindi questo al posto del bacio del diavolo ci metto la possessione e poi la trappola elettrica ci permetterà di aprire anche l'altra porta. Ragazzi, vedo che ci stiamo avvicinando a grandi passi alle 7. Momento perché in cui Ryan staccare. Ha chiuso i seguaci di Fontaine in un centro commerciale. Doveva comunque forza la seratura. Ne ha scelto uno che tagliava le gambe agli avversari. Dai, forza la seratura. Credevo che Ryan sostenesse il libero mercato. Sì, libero. Levine ha aperto un suo studio. Sono ideali che perdono fascino quando vedi che la concorrenza ti ha subito l'infusione di scudo. Già i profitti del trimestre. In ogni caso, Fontaine è morto. Gli avvocati, Ryan. Tu hai promosso il marchio di plasmidi freddo inverno, sostenendo plasmidi. Che producono ghiaccio. Non ghiaccio secco. La scultura di ghiaccio commissionata per il calà di quest'anno al Kashmir, dopo un mese, è ancora lì. Qualcuno li chiama plasmidi? 1200 dannati chili. E chi sta ancora pagando l'affitto della sala? Non di certo tu, lurido truffatore. Allora, dovevamo esplorare anche qua. Già, più soldini, ci vanno comodo. Leave, comodo. E adesso possiamo andare anche... Ma su che cosa c'è? Niente? Niente. Possiamo andare a prendere finalmente l'altro plasmide a questo punto. Posso, ho scaricato la collection ma non c'è Infinite. Mi sono perso qualcosa. Attento. Non sembra niente. Che torrore? Prometto che non sarebbe più successo. Sì, passerò. Ti sei perso qualcosa perché. Oh! Nel mio letto! Perché a me li ha fatti scaricare. Entrambi. Insieme. Sono morti tutti? Sono finiti? Sono finiti. Sto riprendendo un po' la mano, eh. Scusate per la morte di prima. È stata un po' ingloriosa. Ce n'erano due o ce n'erano tre? Due. Ok.
qui si congela. Qualcosa va? Dice che il freddo non viene solo dal malaghiaccio. Ah, vedi che serviva? Serviva e perché non si apre? Si dovrebbe aprire. Vabbè, adesso non ho più il libro in braccia. Scarpe, supremazia aerea. Attaccandosi a rotaie pneumatiche e ganci da carico, si ha la possibilità di ricevere uno scudo invernale e un aumento di danni per 5 secondi. Equipaggiamolo perché tanto abbiamo le scarpe normali ancora. Diario. Un giorno mi chiama Frank Fontaine. Sì, chiamami Ray Lardner. Dice che ci sono qua in arrivo e vuole dare dei plasmidi speciali ai suoi uomini migliori. È un onore, ma inizio ad avere eritemi su tutto il corpo. La pelle si schiarisce come in un'amputazione. E i vestiti mi sembrano sempre troppo leggeri. Ho paura a chiederlo, ma sta succedendo a tutti. Questo audio che avete appena sentito racconta un po' l'inizio della dipendenza da Adam. E le conseguenze della ricombinazione genetica. Ah, il grimaldello l'abbiamo trovato, quindi adesso finalmente. La carabina! E adesso che esco, sicuro. Il grimaldello devo subito usarlo. Pensi di poterla aprire? Posso farla? Ecco qua. Dai. Sei ancora in grado di fare diritto? Sono ubriacato. Sono ubriaco. Però sono stato poco ubriaco. Allora, qua abbiamo le... Chi sei? Vai a casa, vai a casa! Oddio. Lo scudo. Quanti cadaveri? Dai lì! Dammi leva! Va bene così! Le munizioni le consumo molto in fretta, questo avrei dovuto comprare
anche un po' di quelle. Qui, ok. Ah no, pensavo che fosse lui il di dover prendere da lui. È chiusa. O hai dimenticato perché siamo qui? È fatta. Quel bastardo si è bevuto fino all'ultima goccia di freddo inverno. E quindi come faccio? Ho un'idea. Wow, bellissimo! È un nuovo plasmide. Serve per richiamare oggetti possibili, ma inesistenti. Non ti seguo. Come si Bellissimo! Squarcio. Dove l'hai trovato? Non crederai che una donna riveli tutti i suoi segreti, DeWitt. Freeze your enemies. Shatter them into a thousand pieces. Bellissimo, 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 bellissimo per chi ha giocato gli altri, ovviamente, non è, cioè, per chi sa che cosa vuol dire, che cos'è lo squarcio, per chi sa che cosa c'è dietro in realtà alla, a questa piccola rivelazione, anche a questa piccola bugia di Elizabeth, ecco, è un momento bellissimo. Per chi non lo conosce, è chiaro che è una. Potrebbe sembrare anche una reazione esagerata. Io mi ricordo la prima volta che vidi Bioshock Infinite. Fu una delle prime esclusive che davano Every Eye. Quanto così caro. Scena che ci fecero vedere, quella in cui lei poi apriva uno squarcio su una realtà in cui stavano dando, cioè su una realtà che era chiaramente, che erano gli anni 80 del nostro mondo, e io non me la dimenticherò mai. Là, li vedi? No, non li vedo, Elizabeth. Là dove? Elizabeth, dove sono? Mi sono preso un anno sabbatico. Dove sono? Elizabeth, dove li hai visti? So che la cliente sei tu, ma ho fatto un bel po' di strada senza avere risposte. Le mie ragioni non ti riguardano. Considerami un mezzo per conseguire un fine. Allora perché mi sembra di essere stato incastrato? Mi occupo di riscossioni. Quando qualcuno è in ritardo con i pagamenti, i miei clienti sanno a chi rivolgersi. Non sono ancora convinto. Se non ti piace l'accordo, la batispera è dietro di te. No, no, va bene, Lisa. Resta. Beh, però si apre. Caricamento. Perché tu sei sempre il numero uno e io nelle retrovie? Psst. Vedi? Fallo. Ecco qua. Il momento in cui... Meritavo di meglio! Dove sei? Vai a casa, per favore. Combatte con te? Vabbè, ho capito.
Qua dovevo andare, quindi con questo posso prendere questo. Ah, però qua si va avanti, mentre io voglio ancora esplorare. Voglio ancora esplorare. No, 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 no. Posso entrare serenamente qua, perché tanto giù. Tanto mi porta giù, sicuro. Esatto. E qua c'è uno squarcio. Eve. Beh, sì. Sì, me lo prendo. Mi prendo l'Eve. Distributore automatico, potenziamento inverno. Robe dice che cavallo pazzo è potente e quindi io lo prendo. Vabbè. Ma direi anche che intanto mi rivevo questo Eve e potrei adesso sia andare qua, che è dove devo andare, sia invece andare a vedere questo prêt-à-porter. Per te che cosa c'è? Perché qua. Perché qua c'è. No, non ne ho la prova, ma ti assicuro che è così. Volevo folgorare, ma non mi è riuscito molto bene. $7 fanno sempre comodo. Sono sempre soldi, raga. Sono sempre soldi. Ciao, Cavaclisma! La mitragliatrice... Ah, qui c'è un samurai. Scusami, ma la mitragliatrice come faccio ad arrivare lassù? Così. Aspetterà qua giù. E io mi prendo le munizioni. Qua. Che faccio? Sempre scudo? Sempre scudo? Che dici? Ma sì, dai. Proprio ciò che ha ordinato il dottore. E anche questo è, mi pare, una... Siamo arrivati alla fine di un'altra parte opzionale, completamente opzionale. Mod! Oh! Le mod! Scusatemi, ma non mi ricordo l'iconcina. No, per ora, per esempio, questo ancora non ce l'ho. Gancio? No, il teleforno però no. Cannone portatile. Che cos'è questo? Il gancio o un'altra roba? The Wit, da un'occhiata. Dai samurai, vai. Non mi hai mai rispettato. Oh.
due e tre. Fine. Perfetto. Ragazzi, mi sa che qua ci fermiamo e proseguiamo la prossima volta. Nel senso che io dovrei aver esplorato tutte anche le zone opzionali e adesso dovrei essere tornato esattamente qua dove devo andare. Mi manca anche del leave. Questa no, non l'avevo esplorato. Funzione che non portate. L'equipaggiamento. Proiettile magico. I colpi critici infliggono danni extra e hanno la probabilità di non consumare il proiettile. Mostra confronto. Le trappole plasmidi. Assolutamente proiettile. Anche se le trappole. The Wit, usa il plasmide. Sì, uso il plasmide. Elizabeth. Mi serve leave. Me lo dai tu? Me lo proponi tu? Elizabeth. Bloccato a vita perché mi manca lei. Non possiamo passare se non congeli. E ho capito che adesso che mi fai l'acqua alla ruota. Guarda, avanti. D'accordo. Non mi freghi. Disperata ricerca dell'Irma. Ci sarà una roba da bere, un... Quando qualcuno vuol far fare agli altri, no. Si tira in ballo un'altra. Non c'è. Non pensare. Qua? Qua non c'era niente. No, ragazzi, basta. Siamo bloccati per sempre in questo limbo. Bloccati per sempre in questo video. Vabbè, penso che lo risolveremo la prossima volta, perché adesso sono le ore 7. Il re e il suo popolo accendono la miccia della distruzione. Intanto c'è la voce di Frank Fontaine che ci insomma, ci fa la sua propaganda. The Wit. Ah, ecco. Io 25%. Okay. Dobbiamo attraversare. Pagando abbiamo risolto. Ta-da! Se sei e dobbiamo, possiamo adesso cosa arrivare alla. Perché rischi la pelle? Ai sono casalinghi. Possiamo prendere il tram per i casalinghi, ma lo faremo. È solo un orfano. La prossima volta. Dopo la caduta di Fontaine, in città ce n'erano tanti. Lo faremo e? La prossima non lo so. Volta. Tu hai un motivo perché per ogni stupidaggine per il che fai. Siamo arrivati alle ore 7. Un giorno finiamo mi qua. Appare tutta smonta e io la sfamo. Aspetta, sentiamo che cosa dici. Che idiota. Dovevo immaginarlo che non se ne sarebbe più andata. Come l'hai persa? Non sono affari tuoi. Equipaggiamento, pantalone, vantaggio mortale. Corpo a corpo da una piccola quantità di salute. Sì, sì. Corpo a corpo... che dà la salute è ottimo. Ci siamo, quella è la batisfera. Adesso aspetta. Che cosa c'è qua dietro? Grimaldello ci fa comodo sicuramente. Più avanti soldini, salute, abbiamo venduto fumato per tutto, sì. Va bene, qua davanti ci fermiamo. Ok? Grazie mille ragazzi per avermi seguito in questa diretta, spero che che vi abbia fatto piacere, insomma, passare un paio d'ore in mia compagnia nel riscoprire anche questo DLC che mi
mi sta molto incuriosendo. Devo dire che a livello di situazione, insomma, lo spettro delle cose che ho visto non esula da quello che si vedeva nel primo e nel secondo Bioshock. A livello però di intreccio già sono disseminati alcuni elementi molto molto interessanti. Grazie per avermi fatto compagnia, vi abbraccio e vi invito, insomma, a restare sul canale, perché la programmazione di Every Eye non termina sicuramente qua. Stasera c'è il buon giorno gaming a partire dalle 21, domani invece vi potete svegliare con la colazione in compagnia del buon Alessandro, che poi proseguirà anche alle 21 con Song of Horror. E c'è anche un Q&A speciale su Nioh 2. Io direi che è importante partecipare. Un abbraccio, ciao a tutti!